Dopo 37 partite senza sconfitte, è finita. L'Italia si è dovuta arrendere alla Spagna nella semifinale di Nations League, chiudendo una striscia positiva che durava ormai dal 10 ottobre 2018. E quella di ieri è anche la prima sconfitta della nazionale in 47 partite disputate a San Siro. Al netto dell'espulsione di Bonucci, i complimenti vanno alla Spagna e a Luis Enrique, che sta plasmando una nazionale giovane e talentuosa che avrà molto da dire già al prossimo mondiale. L'Italia si deve far trovare preparata. Ormai non è più una sorpresa per nessuno. E le rivali stanno già affilando le armi. Bisognerà risolvere l'annoso problema del centravanti, capire se continuare a dare fiducia a Belotti e Immobile oppure se responsabilizzare uno tra Kean, Scamacca e Raspadori. Segnali molto positivi sono arrivati da Lorenzo Pellegrini, ieri in gol e mai come quest'anno protagonista, e motivato a ritagliarsi un posto in questa nazionale dopo aver saltato l'europeo per infortunio.